E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare dell'Australe Tempesta e di tutte le abilità che potremo utilizzare grazie a lui nel game. Come al solito prometto che tutte le informazioni che sto per rivelarvi sono prese direttamente dal sito EA e sono quindi perfettamente affidabili. Inoltre vi ricordo che se non avete visto il video sul guardiano e sul colosso li trovate nell'outro. Detto questo, direi di iniziare dalle armi del Tempesta. Questo, come tutti gli altri strali a parte il colosso, può equipaggiare qualsiasi tipo di armi a parte le pesanti. Per quanto riguarda invece il corpo a corpo, questo è leggermente diverso da quello delle altre tute. Infatti, come sappiamo, il Tempesta è creato da tecnologia nemica raccolta sui campi di battaglia. È l'unico infatti che fa uso dei catalizzatori, sia per l'abilità di attacco che per quella di difesa. Il suo corpo a corpo, appunto il colpo esplosivo, impiega i catalizzatori sul braccio dell'armatura per generare uno scoppio, infliggendo danno e respingendo i nemici che si sono avvicinati troppo. Questi catalizzatori, come ho detto, vengono usati anche per l'attacco e la difesa, e si dividono in tre categorie: i catalizzatori esplosivi, i catalizzatori concentrati e i catalizzatori di supporto. Partiamo da quelli esplosivi. Come primo abbiamo il colpo fulminante, un attacco mirato che provoca danni da fulmine nell'area di impatto designata. Dopodiché troviamo la tempesta di ghiaccio. Questa genera un campo di ghiaccio che provoca un crescendo di danni culminante con un'esplosione di gelo. Poi c'è lo scoppio fiammeggiante, una rapida esplosione che infligge danni da fuoco nella zona designata. La raffica di Brina invece è appunto una raffica di proiettili di ghiaccio che infliggono danni e congelano i bersagli nelle vicinanze. L'ultima è invece la fiamma viva, uno scoppio di energia fiammeggiante che insegue e incendia i bersagli. Come abbiamo già detto e come potete intuire da queste abilità, lo Strale Tempesta fa uso degli elementi naturali per combattere ed è in grado quindi di fornire vari effetti ai nemici che colpisce. Ma passiamo ora ai catalizzatori concentrati. Questi sono i frammenti congelanti, ovvero delle raffiche di ghiaccio che congelano lentamente un bersaglio. La palla di fuoco, un'abilità di fuoco molto versatile che permette di sparare colpi rapidi o, se caricata per più tempo, un devastante proiettile esplosivo. Il fulmine globulare, una scarica di energia elettrica che rimbalza sui muri e consente quindi di colpire anche i bersagli nascosti dietro un riparo. Il raggio glaciale, che sprigiona un potente raggio di energia glaciale nella direzione designata. E la scarica d'arco, che genera un'esplosione di fulmini che colpisce i nemici nei paraggi, infliggendo loro danni considerevoli. Per lo strale quindi non abbiamo una netta divisione tra abilità di assalto e granate, dipenderà essenzialmente da quale sceglieremo. Passiamo ora ai catalizzatori di supporto, che come al solito sono solo due. Il primo è il muro di vento, ci permetterà di generare una barriera di vento protettiva che devierà i proiettili dei nostri nemici. Il secondo è invece il fulcro, che crea un campo che consente ai compagni di squadra nell'area di beneficiare di una riduzione dei tempi di ricarica del proprio equipaggiamento, molto simile all'abilità del guardiano. Per quanto riguarda l'abilità definitiva dell'Astrale Tempesta, ovvero la sua ultimate, questa è la tempesta elementare. Manipolando l'energia pura dell'inno, la tempesta emette esplosioni di ghiaccio, elettricità e fuoco in rapida successione, che terminano con una scarica di meteoriti. Come ultima mi permetto di aggiungere il teletrasporto che avevamo già visto nei gameplay passati, e che può essere utilizzato sia in volo che a terra. Quindi ragazzi, queste erano tutte le abilità dello Strale Tempesta. Io come al solito vi invito a guardare il video sul Guardiano e sul Colosso, e detto questo direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo, dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la trollissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche dal bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaula, per la tua luce. And Mia.